Ci godiamo l'ultimo sole perché nei prossimi giorni danno neve e pioggia per 8 giorni. Per fortuna, perché almeno così la terra Si si rigenera. rigenera, perché è un po' secco e quindi va bene questa pioggia. Quindi domani danno neve, da stanotte fino a domani sera, Secondo poca, me non farà ma niente. anche secondo me non fa niente. Comunque Vedremo. sicuramente pioverà. E allora ci siamo messi un attimo adesso a fare un po' di legna per il riscaldamento e per cucinare. Oggi facciamo qualche lavoretto qui, passiamo al cespugliatore, iniziamo a levigare la ringhiera e il cancello, perché poi lo andremo a dipingere, sicuramente quando smetterà di piovere, quindi non in questi giorni. Volevamo farlo oggi, ma non asciuga. Esatto. Di legna ce n'è rimasta non tantissima, cioè. Nel senso, ne abbiamo tantissima qua nei dintorni, però nella legnaia ce n'è giusto per una settimana e mezza più o meno, quindi. Anche perché adesso poi dovremmo costruirla la legnaia, quella lì è quella che c'era già a casa, ovviamente dobbiamo ampliarla perché Piccolina quella. non basta ovviamente per un anno. No, pensiamo di farla poi qua, in questo punto qui, tutta ricoperta con una piccola tettoietta. Vediamo un po', non sappiamo ancora bene. Cosa fare? Ci è arrivata la bella balla di fieno che abbiamo preso a Giaveno per pacciamare, perché adesso chiaramente quest'anno non riusciamo a tagliare in tempo per far seccare, perché faremo il primo taglio credo a maggio, sì, a maggio il primo taglio. Quindi adesso è arrivata l'autoballa, adesso inizia a piovere, vabbè, aspettiamo e dopodiché, dopo questa settimana di pioggia, la portiamo sul terreno, l'apriamo e iniziamo a pacciamare le cose che abbiamo fatto finora, e poi ci sarà tutto il frutteto, altro orto da facciamare. Per adesso ne abbiamo presa una, vediamo se ci basta.
Siamo un po' carichi, siamo andati a caricare degli assi da ponteggio per fare l'orto rialzato, giusto degli assi di recupero, infatti sono un po', non sono nuovi ma benissimo, fin quando durano, per fare l'orto rialzato. Poi abbiamo preso altre due anfore dai miei nonni, e ci metteremo dei fiori, vediamo. Abbiamo preso del terriccio da riempire, quindi riempitivo, le patate che mi ha dato mio padre da piantare, che adesso oggi le andiamo a piantare. E, boh, facciamo in tempo perché adesso danno pioggia, quindi stasera inizia a piovere, adesso abbiamo un po' di ore da lavorare qui nell'orto. E abbiamo piantato anche un altro pero che mi ha regalato mia madre, un susino, nespolo, che avevamo già fatto vedere nel primo video e l'abbiamo piantato là. E poi dopo vi faccio vedere anche i muretti che abbiamo fatto, niente di che, ma abbiamo fatto dei muretti per i piccoli frutti, per gli alberi da frutto. E diamoci da fare, dai. Questa è... sono dei miei nonni quando facevano il latte, che avevano una ventina di mucche. E altre le abbiamo già prese, ce le abbiamo sotto nel giardino della casa, e ne sono rimaste solo più due che le mettiamo qua. E sono molto belle, alluminio, ultra resistenti. Due così, queste sono ottime. Qua abbiamo le patate da piantare e quattro sacchi di terriccio riempitivo. No, cinque. Che poi le viti le proprio contate.
finito di fare le sponde dell'orto rialzato. Stiamo buttando dentro un po' di zolle dalla vangatura, giusto per riempitivo fondale, e poi andiamo a mettere compost e poi terriccio finale. Adesso abbiamo fatto le buche per piantare le patate e ne piantiamo circa 40-45 per adesso. Ci ha preso circa metà proda dell'orto. Bello, eh? Guarda qui, non del tutto decomposto, è che ancora qualche foglia c'è, ma perché è recente. Però guarda, guarda che roba, è pazzesco. Poi c'ha profumo di bosco, bello, bello, ottimo. Abbiamo quasi finito l'orto rialzato, abbiamo messo compost che abbiamo prodotto noi da quando siamo arrivati qua, praticamente ad agosto, e del terriccio riempitivo, e poi sopra andiamo a mettere, abbiamo mischiato tutto, e poi sopra andiamo a mettere altro terriccio in modo tale da arrivare a 3 cm dalla sponda, e questa la lasciamo riposare fino a diciamo metà aprile, che se il tempo vuole magari riusciamo a coltivare già le colture estive. E poi abbiamo piantato bene fragole e abbiamo piantato le patate, sono già lì belle sottoterra e speriamo vengano bene. E adesso vi faccio vedere la parte del piccolo frutteto che abbiamo fatto, di frutti di bosco, piccoli frutti e piante da frutto, che adesso abbiamo chiuso, vi faccio vedere. Morghi! Ti prendo! Piccolino! Dai, vieni anche te qua. Praticamente qui abbiamo messo provvisoria questa recinzione, giusto per mantenere in sicurezza le piante da animali vari, e tra l'altro questa rete qui è poi quella che utilizzeremo per la recinzione, quindi l'abbiamo già presa di 2 metri con i pali da 2,5 metri, quindi la toglieremo poi da qui e andremo poi a utilizzarla per tutta la recinzione del terreno. Qua abbiamo piantato un pero giusto l'altro giorno, che mi ha regalato mia madre. Tutti regalati le piante da frutto. E poi abbiamo un susino
Poi qua, come avete già visto nel video, abbiamo piantato mirtillo, mora e lampone. Cioè sei di qua e sei nell'altra parte di là. E questo è tutto. Poi c'è un pesco che abbiamo piantato, il primo che abbiamo piantato a settembre, ottobre più o meno. Poi c'è laggiù un melo. Quindi abbiamo un melo, un pesco, un susino e un pero. E un... come si chiama già quella nespolo. Pianta lì? Come? Nespolo. Nespolo. È un nespolo. Che è fuori. E questa è la piccola... È una piccola parte, perché poi andremo a fare il frutteto grande e anche un altro pezzo di orto nell'altro versante di là. Diciamo che qua stiamo iniziando a lavorare da agosto fino ad oggi, abbiamo fatto tutto ciò, quindi compresi i lavori della casa, quindi non abbiamo potuto lavorare 24 su 24 tutti i giorni. Siamo contenti, dai, si iniziano a vedere i primi risultati, le piante stanno bene almeno. Per quest'anno non... No, per quest'anno, ad ottobre faremo i primi trattamenti delle piante da frutto, perché questa primavera non siamo stati pronti, non siamo arrivati in tempo, perché si fa prima della fioritura, da come abbiamo letto, e stanno già fiorendo, quindi questa primavera saltano i trattamenti. E quindi dai, sono felice di aver coltivato già qualcosa, abbiamo aglio, cipolle, due varietà, grandi e piccole, patate, piante da frutto, piccoli frutti, fragole. Adesso ci ha mandato una ragazza, che poi vi faremo vedere dopo, dei semi di zucca particolari, che poi andremo a piantare appena le temperature si stabilizzano un po', e poi andremo a piantare tutto il resto, non vediamo l'ora. Visto che fuori nevica e non riusciamo a fare niente, mi porto avanti qui col lavoro. Adesso sto producendo un po' di presine, queste qui sono tutte quelle che ho a disposizione, che potete acquistare, le trovate sul mio profilo
Instagram, che è Eleonora Baudo Art, ve lo lascio qui in descrizione, e appunto sono quelle già realizzate che arrivano in pochi giorni a casa vostra. Ovviamente se volete qualcosa di personalizzato ve lo realizzo, basta che mi iscriviate.